I sintomi sono il dolore. Il dolore dell'anca è un dolore normalmente caratteristico, ma qualche volta che viene confuso con altro. Il dolore dell'anca classico è un dolore inguinale, ma è un dolore che può anche andare lateralmente verso il lato della coscia in alto dove c'è il trocantere. È un dolore che si può irradiare verso il basso. Quando avviene inizialmente? Ma nei giovani avviene inizialmente durante l'attività sportiva o subito dopo l'attività sportiva e viene spesso confuso con quella che viene definita pubalgia, un termine assolutamente improprio che comprende mille patologie. La sfortuna è che il giovane che ha una pubalgia pensa che la causa sia che si è allenato troppo poco. E cosa fa? Si allena di più. E se c'è sotto un problema dell'anca, peggiora gravemente il problema fino a portarlo alla degenerazione più importante. Nelle persone più anziane, invece, il dolore è un dolore limitante. Ci sono delle difficoltà ad allacciarsi le scarpe, a tagliarsi le unghie, a salire o scendere dalla macchina, a fare le scale. E diciamo che l'anziano si accorge prima di solito che ha un problema all'anca. Le patologie sono patologie di diverso tipo. Nel giovane è soprattutto quello che oggi conosciamo come conflitto femoroacetabolare, che è un'alterazione della forma dell'anca, che provoca uno sbagliato scorrimento dei due capi articolari e provoca un'usura precoce di quelle che sono le strutture nobili dell'articolazione, il labbro acetabolare e la cartilagine articolare. Nell'anziano poi si assiste un po' più all'artrosi, che tra l'altro è causata da un conflitto in età giovanile molto spesso. Ci sono anche altre patologie infiammatorie, però insomma sono molte le patologie dell'anca, i sintomi spesso sono simili.